Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati al 15° appuntamento con Proteramo, un'ora insieme ai colori biancorossi. Questa sera è una puntata un po' particolare, innanzitutto perché siamo di fatto alla vigilia di un match che è quello di domani, del turno infrasettimanale con il Teramo che affronterà la Maceratese, e poi avremo una puntata particolare perché, come ci è capitato spesso negli ultimi tempi, ci addentreremo, non noi esperti del settore, anche in un ambiente medico che, soprattutto in relazione ai numerosi infortuni che purtroppo ha avuto il Teramo quest'anno, comunque è una d'attualità, è un argomento comunque d'attualità. Io vi ricordo le modalità per interagire con noi: il numero di SMS che conoscete oramai a memoria, 392-623-7060, l'hashtag TV6, l'hashtag ProTeramo, per farci delle domande, delle considerazioni in merito al momento del Teramo. Poi avremo una parte dedicata alla gara di domani, sentiremo le parole di Nofri di questo pomeriggio, le probabili formazioni, soprattutto c'è, l'ha detto anche il tecnico biancorosso oggi, ancora qualche piccola incognita su Mirko Petrella davanti, ma nel caso Nofri ha già detto che è pronta l'alternativa. Ovviamente ne parleremo, abbiamo un'ora di tempo con i nostri ospiti che saluto. Vi ho detto che questa sera ci addentreremo, non noi, lui in particolare, nell'aspetto medico, soprattutto perché oggi era il giorno programmato per l'operazione a Stefano Scipioni, operazione perfettamente riuscita per l'esterno biancorosso, e allora do la buonasera, il benvenuto nei nostri studi al dottor Domenico Palmieri. Buonasera dottore. Buonasera, grazie. Consulente ortopedico del Teramo e l'uomo che ha realizzato materialmente l'intervento a Scipioni. Perfettamente riuscito, perfettamente detto bene. Riuscito, tutto bene, è già a casa, tutto ok. Poi parleremo anche di quando potremo rivedere Stefano Scipioni a dare una mano un po' al recupero. Il fatto che dopo questi appuntamenti di campionato sotto le feste natalizie, poi il campionato si ferma e si riprenderà il 22 gennaio. Ritrovo con particolare piacere, so che è stato dal punto di vista del referendum un weekend pregno per te, Umberto Sorgentone. Ciao Umberto. Buonasera Jacopo, grazie. Innanzitutto volevo fare i miei migliori auguri a Stefano Scipioni e speriamo che, sono contento di sapere che il dottore ha confermato che l'intervento è stato eseguito, che è andato tutto bene. Speriamo di rivederlo subito in campo con i tempi che saranno necessari, però sapere che tutto è andato bene, insomma, per il ragazzo da sollievo. Per quanto riguarda il weekend, sei stato impegnatissimo. Non così. Sono stato impegnato in un seggio elettorale e questo mi ha impedito di vedere il Teramo, proprio col telefonino. Dal punto di vista del referendum sarà stato anche poco fortunato, però il Teramo ha vinto, quindi il Milan ha vinto, quindi dal punto di vista calcistico ha segnato la padula. Torniamo alla Lega Pro, chiudiamo subito parentesi calcistiche di Serie A, perché, lo so che ti conviene, sai che non è un gran momento. Allora vediamo un po' i numeri della giornata di campionato con i risultati che conoscete, ma soprattutto è interessante vedere come la vittoria di Forlì del Teramo, questa è la 15ª giornata, dobbiamo andare alla 16ª, la vittoria 2-0 a Forlì di fatto ha messo il Teramo in una situazione un po' più tranquilla di classifica, perché erano, eccola qua, Forlì Teramo 0-2, il pareggio del Parma, la vittoria del Venezia, scoppiettante la partita tra Padova e Pordenone, 1-1 tra San Benedettese e Modena con il solito presidente Fedeli, che, a cui anche un pareggio non piace. Però adesso interessiamoci delle cose in casa biancorossa, vediamo la classifica, perché è chiaro che ha un volto, diciamo, decisamente diverso rispetto a qualche tempo fa, 16 punti come l'Ancona. Questo dimostra che il fatto che la classifica sia corta può fare in modo che una squadra con un buon numero di vittorie consecutive può avvicinarsi anche alla parte sinistra della classifica, come nel caso del Teramo. Iniziamo però, visto che l'argomento comunque di strettissima attualità, con l'operazione di Stefano Scipioni.
perché, e coinvolgo subito il dottor Palmieri, per chiedergli innanzitutto che problema aveva Stefano Scipioni. Sì, lui ha un problema che si porta dietro da un po' di tempo. Ha una patologia che è chiamata morbo di Haugland, che non è altro che un fastidio nel retropiede, che spesso colpisce gli atleti, soprattutto i calciatori, dato un po' dall'iperuso continuo e quindi dal continuo correre, le scarpette e quant'altro, ma anche molto spesso, e credo che questo sia il suo caso, da un piccolo difetto del retropiede che porta il calcagno a essere messo in una posizione un po' più anomala. Abbiamo scelto di intervenire in questo periodo proprio per via della pausa natalizia, sì, per cercare di consentire poi a Scipioni di rientrare verso fine gennaio con, sì, gli altri, quello che ci auguriamo, e l'intervento è stato fatto tutta per via endoscopica, quindi lui ha solo due buchetti, quindi abbiamo anche cercato di usare la tecnica che ci permettesse di avere il miglior risultato con meno dispendio, sia in termini proprio tecnici, ma soprattutto per un recupero più veloce. Peraltro, mi perdoni se la interrompo, il problema era dato dallo sfregamento continuo del tendine sull'osso, giusto, è proprio così, è una sindrome da conflitto, un impingement di questo osso che è più prominente, ma è diventato prominente col tempo, quindi perciò dico è un problema che abbiamo provato prima di arrivare all'intervento. Io sono approdato a Teramo ormai da quasi 3 mesi, abbiamo provato già altri trattamenti, quindi abbiamo seguito terapie, infiltrazioni, abbiamo provato di tutto per consentire a Scipioni di avere meno fastidio possibile e di poter giocare al meglio. Ci siamo resi conto che insomma non era più una situazione sostenibile e quindi abbiamo optato per questo tipo di intervento. Poi parleremo anche di alcuni giocatori, perché per un Carraro che è tornato c'è un Jefferson ancora fuori, un Forte non convocato per la gara di domani. Ma Umberto, vengo da te per chiederti se a questo punto la partita di domani può aiutare questa squadra a dare una svolta che fino a questo momento non è mai riuscita a centrare. Ah, come tu facevi notare prima, la classifica è molto corta, diciamo che lo stacco è dai 24 dell'Albino Leffa, il 19 se non ricordo male del Sant'Arcangelo, poi a 16 ci siamo noi e altre squadre, ma basta togliere 3 punti di domenica, se malauguratamente non avessimo vinto saremmo a 13 punti al terzultimo posto, al penultimo posto a questo punto, perché il Forlì sarebbe, sì, a 12. È parecchio che sento parlare di svolta e che ci auguriamo una svolta. Io penso che a questo punto l'obiettivo del Teramo al momento non può che essere quello della salvezza. Una vittoria non deve galvanizzare, come prima non dovevamo abbatterci oltremodo. Io dico che secondo me bisogna guardare giornata per giornata e cercare di mettere più punti in cascina, senza fare poi tanti calcoli. Se si riesce a fare una certa serie di risultati utili, 4, 5, 6, allora secondo me riusciamo a stare in una posizione un po' più tranquilla e serena. Al momento stiamo molto meglio di come eravamo qualche domenica fa. Poi è importante, Jacopo, vincere, a volte anche se magari giochi meno bene, perché vincere ti aiuta a... la vittoria copre anche eventuali difetti, la sconfitta ne accentua più di quelli che effettivamente ce ne sono. Quindi capito che al momento il nostro unico obiettivo è la salvezza, poi magari quest'anno i playoff sono molto una griglia molto allargata, no? Quindi, sì, però bisogna al momento essere realisti, è una squadra che ancora diciamo delle assenze proprio nel campo, al di là degli infortuni, ecco adesso è rientrato Carraro, per fortuna ha fatto una grande prova e speriamo che, io sono sicuro che il ragazzo, se starà bene, credo che starà bene, poi c'è il dottore che ci potrà dire delle condizioni, ma penso che adesso sia al top, perché erano già un paio di domeniche, se non sbaglio, che il mister lo portava in panca, poi non lo faceva entrare perché non lo voleva rischiare e ha dimostrato tutto il suo valore. Quindi se si riuscisse a recuperare anche Jefferson, che dottore, se poi ci dirà anche il dottore che cos'ha Jefferson, perché Jefferson nell'economia di questa squadra, senza voler nulla togliere agli altri, è importantissimo. No, ne ha parlato anche Nofri, ma lo vediamo tutti. Con Jefferson abbiamo un modello di gioco che è diverso Jefferson, rispetto alla quelle poche volte che l'abbiamo visto, perché purtroppo gli infortuni l'hanno tenuto fuori. Forse, come ti posso dire, forse non sarà uno che farà tantissimi gol proprio a caterve, però è uno che, da quello che ho visto, è uno che va a contrastare il difensore, è uno che fa sponde, è uno che fisicamente poi ha quel tanto di malizia e cattiveria agonistica che serve. Per noi oggi come oggi è importantissimo, anche perché può dare un assortimento diverso con
Sansovini, che ha caratteristiche diverse. Insomma, secondo me Sansovini si gioverebbe molto della presenza di uno come Jefferson lì accanto. E lo abbiamo visto in più di una circostanza. Maurizio, vediamo i convocati del Teramo, poi ipotizzeremo anche la formazione con qualche dubbio ovviamente. Questi sono i convocati, sono 23, come vedete non c'è ovviamente Stefano Scipioni, sottoposto ad intervento proprio nella giornata di oggi. Gli attaccanti Forte e Jefferson, problemi muscolari, oltre ad Ilari che però è squalificato. A proposito, visto che Umberto ha tirato fuori l'argomento Jefferson, che cos'ha questo ragazzo? Nel senso che sembra portarsi probabilmente dietro qualche problema, non tanto dell'anno scorso, proprio qualche problema datato. Congenito forse? Magari congenito so, no, però datato. No, congenito no, però è un problema sicuramente un po' vecchio. Cioè, che cosa vuol dire? Lui ha avuto una lesione muscolare, su questa lesione muscolare ha avuto purtroppo delle ricadute. Quando abbiamo provato a rimetterlo in campo è successo una ennesima ricaduta. Ha sicuramente, oggi possiamo dire sicuramente che sta meglio rispetto al precedente, alla precedente volta, tant'è vero che ha fatto degli esami, un'ecografia di controllo, e quindi dovrebbe anche lui pian piano rimettersi con la squadra. Però sicuramente il problema muscolare con l'attanaglia è veramente pesante, nonostante gli sforzi veramente di tutto lo staff di Carlo Duco, dei fisioterapisti, di Piero Ettoni, veramente tutti quanti ci prodighiamo al massimo per far recuperare Jefferson, però ci rendiamo conto che effettivamente anche lui ci mette tanta buona volontà, però abbiamo veramente difficoltà, perché questo problema muscolare non appena sembra essere risolto è lì che anche nelle prove in settimana ricade, sente il dolore, la pizzicata al muscolo, e questo problema insomma non se ne riesce troppo a venire fuori. Torno a ripetere, l'ultimo controllo pare che stia meglio, ovviamente lo facciamo entrare con i piedi di piombo e speriamo di averlo più presto. Oh, tra un po' vediamo, secondo il mio punto di vista gli infortuni sono dovuti al manto erboso del Bonolis, che oramai oltre ad essere diventato vecchio anche rovinato, è ora che il proprietario lo rifaccia, meglio in erba vera, non in sintetico. Ora, noi non entriamo nelle questioni che sono relative ad una convenzione stipulata. Però in cui c'entra un dubbio mi viene, anche con il... che abbiamo un dottore, è comunque vero o no? Perché anche molti giocatori questo, però esatto, che sarebbe che stata la mia domanda. Allora scusami, se ma è un dubbio, no, non no, mi porto no, avanti, no, 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 visto che c'è un dottore, quindi chi meglio di lui? È vero comunque che a livello insomma di patologie, allora sicuramente il campo è duro, sicuramente i ragazzi questa cosa la sentono, e... anche se pare che a Teramo non ci sia il tappeto di cemento, ma da quello che mi diceva il proprietario quando parla, io sono curioso, sotto tecnicamente dovrebbe esserci, anche se battuto dovrebbe essere in terra, tant'è che sarebbe possibile teoricamente togliere la plastica, perché plastica è, e addirittura seminare, questo per la parentesi. Comunque che il campo sia duro, a detta di tutti i ragazzi, questo è un dato di fatto, perché lo constatiamo ogni volta, e sicuramente il campo duro non aiuta agli infortuni, anzi è una cosa con cui anche questa è una delle ennesime cose con cui dobbiamo convivere per cercare insomma di recuperare il prima possibile i giocatori, però che il campo è duro è un dato veramente di fatto. E questo dottore, cioè, aumenta il rischio di infortunio? Sì, come no, sì. Questo aumenta il rischio di infortunio. Lo chiedo anche perché... Non solo il rischio di infortunio, ma insomma, anche l'affaticamento durante gli allenamenti. Paradossalmente fanno fatica anche a recuperare, perché essendo il terreno duro, giustamente hanno un impatto maggiore, hanno proprio un impatto completamente differente. Però la cosa che mi sembra strana, ecco, Jacopo segue il calcio, il giornalista, che comunque, specialmente a livello di Lega Pro, ma anche in Serie B, anche qualche campo in Serie A, cioè le leghe danno anche contributi, spingono per il sintetico. Io penso che uno studio in tal senso andrebbe anche commissionato dagli organi. Penso che sia una... ripeto, non entro, anche perché non mi riguarda un accidente, quindi è giusto... Lo sai, perché lo dico perché ho sentito... Però so che c'è un accordo per rifarlo. Soprattutto quando sono in età dopo la trentina, e molti, quando ero a Teramo si parlava, molti temevano di venire a giocare a Teramo appunto, o comunque in un campo sintetico, perché dice non c'ho più 20 anni, magari questo mi accentua l'infortunio, mi accorcia la carriera di parecchio. Okay. Ecco perché lo chiedevo. Io so che c'è un accordo per rifarlo, ci sono degli accordi, il però sintetico? Il manto erboso sintetico. Ma non adesso.
Ci sono delle convenzioni firmate che nessuno ha puntato la pistola quando sono firmate, e quindi quando sarà l'epoca sarà rifatto. Tecnicamente dovrebbe avere, sempre quello che mi diceva il gestore, ma dovrebbe avere un certo numero di anni, perché si presume e presuppone che in un certo numero di anni ci facciano tante partite. È chiaro che se poi invece di una squadra ce ne giocano due, ce ne giocano tre, o si allena, o ti alleni lì, è chiaro che poi quello è usura, è normale, e quindi la durata è minore. È certo. Va bene, io stasera con un medico e un avvocato mi sento al sicurissimo, non mi può accadere nulla. Allora, ci andiamo. Domani serve solo la vittoria. Paolo da Corropoli. Ciao Paolo, ci vediamo presto. Andiamoci a sentire, proprio sul momento abbastanza positivo di questa squadra, ci andiamo ad ascoltare questa mattina in conferenza stampa Federico Onofri, peraltro squalificato quattro turni, poi... Quattro turni. Che ha fatto? Poi ti farò vedere le motivazioni. Sono tanti. So che il mister è un sanguigno, ma... Sì, poi ti faccio sentire anche cosa ha detto sulla squalifica, però andiamoci a sentire sul momento della squadra. Credo che la squadra in questo periodo abbia fatto delle buone prove, abbiamo abbinato delle prestazioni che magari alternate nel corso della partita con il risultato, che è la cosa più importante, tranne che Reggio Emilia, dove la prestazione purtroppo non è stata accompagnata dal risultato, e quindi dobbiamo essere, non dico contenti, ma positivi per quello che è il nostro futuro, fermo restando che ancora dobbiamo fare tanta strada, dobbiamo comunque sia meritarci con delle prestazioni, soprattutto con i risultati, una classifica ancora più valida. Se riusciamo a trovare una quadratura di squadra con almeno 9 undicesimi sarebbe il top, ma questo non per il Teramo, per il sottoscritto, ma per tutti gli allenatori. Quando riesci a dare continuità ai giocatori preposti, che sanno interpretare in quel momento in modo comunque sia ineccepibile, o comunque sia quasi ineccepibile, la prestazione, devi dare continuità e gli altri devono eventualmente farsi trovare pronti. Quando cambi l'obiettivo, l'ho già detto precedentemente, devi abbinare altre qualità, devi essere meno bello, devi essere più pratico, non devi dare agli avversari la possibilità di avere l'opportunità di riprendersi, quindi devi anche buttare via la palla, devi anche lavorare sulla riconquista bassa, e l'abbiamo fatto, e quindi la squadra deve capire che per ottenere dei risultati contro gli avversari che sulla carta sono più deboli, ma alla fine siamo tutti, no? al di là di qua di 6-7 squadre, siamo un pochino tutti sulla stessa situazione, perché la classifica è molto corta e lo dimostra. Credo che chi più mette partecipazione, applicazione, concentrazione, si sacrifica, riesce in alcune situazioni a vincere la gara. Ecco, da quello che dice il tecnico Umberto, mi sembra di capire che a volte, è un'interpretazione mia, quindi ci mancherebbe, dice, visto che abbiamo cambiato l'obiettivo, a volte non è necessario magari vincere per forza, si può anche, come dice il buon William Carosella che saluto, si può anche non perdere, magari quando dice spazzare la palla, buttarla fuori allo stadio per intenderci, sembra quasi voler dire a volte va bene anche non perderla la partita. Palla in tribuna, insomma. Proprio perché l'obiettivo è cambiato, quindi allora, non avendo un obiettivo di vertice, va bene anche il punto a volte. Allora, ho interpretato male? No, dico, però questa è una vecchia questione che si è introdotta con i tre punti, perché quando io prima ti parlavo di che sarebbe importante fare una serie utile, per serie utile si intendono partite non perse, quindi magari anche pareggi e vittorie. Il problema qual è? Che con i tre punti, paradossalmente, in una partita puoi fare gli stessi punti che ne fai in tre, e quindi fai un balzo in avanti, cioè è cambiato tutto. È vero che a livello psicologico tu fai tre partite, non le perdi, dici cavolo, però sono imbattuto, magari non hai preso gol per tre partite, quindi vedi gli aspetti più positivi. Però è importante anche non perdere. Sì, per carità, però di solito
Capita a volte che squadre che non perdono. Allora, facciamo l'esempio del Teramo di Vivarini in serie, che vince il campionato. Quella fu una squadra che ha fatto quanti? 24 risultati utili consecutivi. 24, non ricordo bene adesso il numero. Di quelle partite molte non furono vinte. Mi ricordo ad esempio che andammo ad Ancona a giocare, che sì. Ancona era, e lì io dissi bisognerebbe vincere. E il mister, non il mister, era, cioè, andò con una squadra più prudente e prendemmo il pareggio. Alla fine ebbe ragione lui, perché con tanti pareggi, non tanti, comunque anche senza vincere, ma con quei pareggi comunque il Teramo arrivò primo in classifica. Io ti dico la verità, perdere non piace mai a nessuno, però ti parlo da tifoso in generale, però quando vinci, anche se perdi una partita e poi la vinci, è quello che conta. Tu vai a vedere la classifica e con 3 punti ti puoi trovare dall'altra parte. Però c'è il rischio anche che non vincendola e perdendola senza pareggiarla, forse, la classifica rimane quella. Allora, Jacopo, forse l'intelligenza, ma non sempre poi ci si riesce, perché poi non è che sono dei maghi i giocatori in campo, gli allenatori. È capire in campo quando è il caso di prendere il punto. Sì. Cioè, tu giochi in casa, esatto. Domenica giochiamo in casa. Io esatto. Spero di vincere. L'anno scorso con la Maceratese abbiamo perso una partita dove loro non hanno manco tirato in porta e abbiamo fatto il gol noi. Non so se ti ricordi. Quella famosa partita. Di Perrotta. Esatto. Sfortunata. Quindi quello che ti voglio dire è che a volte in partita, magari molte volte, tipo la partita che abbiamo perso con il Modena, non puoi prendere un rigore in contropiede al 93esimo. Forse lì magari è da capire che nell'economia della partita hai fatto quello che potevi fare in quel momento, stai 1-1, ti prendi 1-1 e non rischi di prendere il rigore al 93esimo. Rigore molto dubbio, però l'episodio quello era. Quindi diciamo che la vera, come ti posso dire, arte sarebbe capire in corsa quando il momento. Prima non lo puoi mai capire, perché è chiaro che tu vai. Cioè, tu vai a San Benedetto, il mister ha fatto magari una squadra un pochino più prudente e abbiamo visto che magari forse osando di più avremmo potuto riportare quel punto. Magari invece vai con una squadra spregiudicata, pigli 3 gol in un quarto d'ora, hai sbagliato tutto. Non è sempre molto facile. Prima è più facile forse in corsa capire quale può essere l'obiettivo del momento. Buonasera a tutti, volevo segnalare, poi rispondo anche agli altri, volevo segnalare che in tutte le trasmissioni si parla di girone forte, noi abbiamo incontrato Sam, Venezia, Reggiana, nessuno ci ha messo sotto, voi che ne dite? Io sono abbastanza d'accordo, nel senso che probabilmente il tutto è anche condizionato dalla forza di questa squadra, che non sarà la più forte, intendo il Teramo, non sarà la più forte, ma certamente non è una squadra da quella posizione in classifica, ed ecco perché secondo me c'è un sostanziale equilibrio quando si gioca con squadre come la San Benedettese, ad esempio, che non era stata costruita per vincere, come il Venezia, che è stato costruito per vincere, ma comunque può incontrare delle difficoltà. Secondo l'intervista letta dopo 8 anni, se non erro, io non vorrei entrare nei particolari perché corre il rischio di fare una gaffa, però sono 10 gli anni per rifare il manto erboso, quindi se hai sentito un'intervista, hai sentito, credo, un'intervista sbagliata, o ti ricordi male, oppure quello che parlava forse ne sapeva anche meno di me. Altra domanda, perché non si allena all'Acquaviva? Non lo so, non ne abbiamo idea, so che c'erano dei lavori da fare, ma c'era una questione legata anche al comune che si sarebbe dovuto, mi pare, accollare le spese per rifare lo spogliatoio o mettere, poi gli spalti, insomma. Però ti dovresti allenare nella struttura dove giochi per tanti motivi, sia per le sollecitazioni, penso, esatto. Almeno sono sempre le stesse, ma anche a livello di rimbalzi, di palle, eccetera, no? Ma penso che anche a livello fisico. Sì. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook di TV6, la vediamo, perché se scorrete basta mettere mi piace, se scendete in basso, oltre a queste che sono le foto, il primo post è la nostra diretta, eccola qua. E abbiamo il presidente che ci guarda, ho visto la foto sopra. Eh sì, e c'è anche presidente. Capitelli in una presidente che... potete seguirci anche se siete fuori casa, con uno smartphone, un tablet, insomma, spesso basta mettere mi piace e dare... ok, la regia mette un cuoricino, evidentemente anche la regia si sta divertendo. 4 giornate di squalifica a Federico Onofri. Vediamo perché ne ha parlato, vediamo la motivazione. C'è chi ha fatto meglio di lui, Maurizio, vediamo dal web. Per comportamento offensivo, eccolo qua, è minaccioso verso un assistente
arbitrale. Allontanato ritardava l'uscita dal recinto di gioco, costringendo l'arbitro ad un ulteriore ritardo nella ripresa del gioco. Noi abbiamo avuto oggi in conferenza stampa, ne abbiamo anche parlato al termine della conferenza stampa, di fatto Novri respinge al mittente tutte le cose che ci sono state. Peraltro, come ha detto anche nel comunicato, non c'era motivo di protestare visto che la rimessa era in favore del Teramo. E probabilmente si è alzato la voce, lo ha fatto con Dorazio, ma per dargli delle indicazioni. E riguardo al ritardo nell'uscita, praticamente ci ha raccontato che si è messo all'inizio del tunnel, sbirciava ovviamente con la capoccetta per vedere cosa succedeva, e l'arbitro ha detto no, devi andare proprio dentro gli spogliatoi. Sai perché rido? Perché stavo pensando con un flash alla famosa scena di Banfi, allenatore del pallone, quando insulta l'arbitro con la nebbia. Esatto, e si trova l'arbitro non ha detto niente. Esatto. Io non ho detto niente. Esatto. Allora esatto. Ci scherzavo un po' sopra, ma il mister sicuramente sarà arrabbiato. Platini era in fuorigioco. Esatto. Esatto. E c'era la nebbia. C'è chi ha fatto meglio di lui. Era sempre un fuorigioco, quindi. Sì. C'è chi ha fatto meglio di lui, Giovanni Cervone, che dichiara di squalifica, ne ha prese 5 e anche 1000 euro di multa. Però ci è rimasto davvero male. Ero rimasto, avvicinava il medesimo di Cervone, non so sapere che cosa aveva fatto. Al termine della gara avvicinava il medesimo, rivolgendogli ulteriori e reiterate frasi offensive e minacciose. Di solito scrivono proferiva. Di solito. Vabbè, però la cosa che ci ha colpito è che ci è rimasto veramente male Federico Nofri, adesso al di là delle battute, e ha parlato proprio della squalifica. Domani lo sostituirà, e se dovessero essere confermate le 4 giornate, a meno che il Teramo non faccia ricorso, Vittorio Calabrese, l'allenatore in seconda, ne ha parlato in questo modo, vediamo. Però non ne voglio parlare, sono rimasto affranto di tutto ciò, e abbiamo già fatto di concerto con la società un comunicato, quindi mi sono già espresso in materia. Vediamo un attimo, insomma, stare in tribuna non è mai piacevole, perché le cose o sono due: o non alleni oppure sei squalificato, quindi insomma non è piacevole, ma mi cercherò di vederla meglio, no? Così magari faccio meno sbagli. Mi auguro solo che la mia assenza non vada a pesare su quello che è il tenere sempre la squadra sull'attenzione, sull'occupazione degli spazi, perché da questo punto di vista sono un allenatore molto presente che cerca comunque sia di stimolare sempre i giocatori, di accompagnarli. E ci sarà Vittorio Calabrese, che comunque sia è una persona in gamba e magari avrà altri modi rispetto al sottoscritto per coinvolgerli, ma il concetto è quello, quindi grande fiducia su Vittorio e grande fiducia sui giocatori. Oh, un allenatore molto presente, questo è fuori di discussione. Non è che ad aprile siamo in zona playoff in corsa per la Coppa Italia, allora sì che dovremmo riconoscerli e rivalutare il lavoro di Lupo. Cosa ne pensate? Un saluto Luigi, poi rispondiamo. Luigi, commentiamo un attimo le parole di Nofri. Scusa Jacopo, pensavo ci fosse ospite la Benedetta Parodi Teramana. Ania è identica. Benedetta Parodi. Adesso voglio, Maurizio, mi devi cercare la foto perché poi avremo un collegamento in diretta con lei che ci deve dare le ultime di formazione. Ah, stai già cercando. Quindi c'è poi. Sì, poi al telefono. Poi la chiamiamo per sapere le ultimissime di formazione. Che tipo di rapporto ha lei, dottore, con Federico Nofri? Com'è il rapporto allenatore, staff medico? Nonostante veramente il periodo sfortunato, pieno di infortuni e quant'altro, devo dire che insomma cerca sempre con noi una collaborazione e cerchiamo insieme, loro da un punto di vista tecnico, noi da un punto di vista medico, di dare il meglio entrambi e di cercare dove si può anche una sorta di collaborazione per tirar fuori il meglio e cercare di mettere in campo la squadra, oltre a essere tecnicamente, e questo il mister in questo è bravissimo, ma anche che sia atleticamente più in forma, in salute, perché purtroppo veramente un periodo sfortunatissimo, un infortunio dietro l'altro, e cerchiamo insieme di mettere in campo il giocatore che, torno a ripetere, sta meglio, perché questa è la cosa che poi ci interessa di più, perché abbiamo già vissuto l'esperienza di Mirko e altre esperienze, cioè cerchiamo di mettere in campo quando l'atleta veramente è in forma, si sente bene, anche psicologicamente sta bene, perché altrimenti rischiamo di fare come Jeff e altri, di avere delle ricadute su delle ricadute
cadute, quindi diciamo che di comune accordo tutti insieme metteremo in campo e cercheremo di dare al mister nel più breve tempo possibile tutti i ragazzi, ma soprattutto che siano nella miglior forma fisica, mettiamola così. Allora Jacopo, quando conduci Pro Teramo sei più simpatico, grazie, complimenti a Rossi, si è fatto trovare sempre pronto, ti ringrazio, spero di esserlo altrettanto anche quando facciamo altre cose, ma la domenica si arriva dopo un pomeriggio super stressante, quindi ci può anche stare, non lo so. E domanda, 4 giornate a Nofri per quelle motivazioni, allora De Angelis per quello che ha fatto solo 3 giornate, mi sembra un po' poco, i giudici sportivi sono un po' differenti. Quindi, comunque 4 giornate sono tante, sono tante. Cioè, onestamente ci devi aver detto qualcosa di, non credo che il mister abbia detto chissà che cosa. Gianluca De Angelis è stato anche esonerato, chiariamoci, quindi tu, anche se mi hanno raccontato che ci ha anche citato in maniera abbastanza gratuita domenica pomeriggio, non ve l'ha mandata a dire? Questo volevi? No, ma non so che senso. Vabbè, domanda, un allenatore, non Nofri ovviamente, però un allenatore al medico gli dice: ci muoviamo a farlo tornare in campo? Mi serve. Magari fosse così facile avere la bacchetta magica e far tornare in campo un giocatore, ribadisco, a Teramo veramente ho trovato uno staff eccezionale, ribadisco, da soprattutto i terapisti Toni e Piero che ringrazio, e così come il medico Carlo Duco, il medico sociale, veramente sempre presenti, pronti a qualsiasi evenienza. Il mister, ribadisco, ha ragione, perché il periodo non è, come ho già detto, dei migliori, un infortunio dietro l'altro, veramente una sfortuna, però lui giustamente vuole in campo, ma insieme, di comune accordo, abbiamo raggiunto l'obiettivo di mettere in campo, e lo ripeto perché è importante, perché c'è sempre questa diatriba tra il mister che vuole, noi che magari non una siamo... Una Pax Augustea. Bravissimo. Ma soprattutto... Ma soprattutto... esatto. Ma soprattutto credo che per i ragazzi mettere in campo veramente quando si è sicuri che non possono più risuccedere determinate cose. Noi, ribadisco, abbiamo l'esperienza di Jeff che ormai è praticamente da esempio, se sta bene vanno in campo, altrimenti anche il mister dovrà fare a meno purtroppo dei ragazzi. Secondo me l'errore di Zaul è stato quello di credere di poter cambiare la squadra in meglio e radicalmente. Nofri invece più saggiamente mira a piccoli e progressivi miglioramenti. Rispondo un decimo di secondo, poi andiamo in pubblicità su Di Massimo. Per chi lo vorrebbe come regalo di Natale, la vedo complicata per un motivo. Uno dei fattori d'attrito a San Benedetto tra presidente Fedeli e per esempio il resto, Ottavio Palladini e il direttore sportivo Sandro Federico, è proprio perché Fedeli lo vorrebbe in campo anche di notte, tra un po', anche quando dorme, anche infortunato lo vorrebbe, quindi penso che non se ne priverà, però non è mai detta l'ultima parola. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Eccoci in realtà, seconda parte di Pro Teramo. Andiamo adesso a valutare il discorso dei singoli. Ne ha parlato Nofri questa mattina, ha parlato di Petrella, delle sue condizioni, ha parlato di Croce, ha parlato di Ilari che è squalificato peraltro in un curioso siparietto del nostro Francesco Di Francesco, e anche della posizione di Di Paolo Antonio, che adesso gioca esterno a sinistra, ma che, sentirete Nofri, anche lui sa che qualche metro indietro potrebbe rendere. Vediamo. Antonio è disponibile, è chiaro che la sua condizione non è massimale, si è allenato sabato la prima volta, quindi è disponibile, è entrato a Forlì 10 minuti per dare comunque sia peso specifico in avanti, sulle traiettorie alte, sul combattere, però vediamo domani quello che potrebbe essere il suo utilizzo. Oh, è convocato, vediamo domani quello che sono il suo sentire. Chiaro che devo, non voglio ripetere l'errore
che abbiamo commesso col Mantova, quindi se Petrella sta al 100% e lui mi dice che sta al 100%, poi lo voglio vedere io con i miei occhi, gioca, oppure è negli 11, altrimenti sta fuori. E Di Paolo Antonio entra al campo, credo che sia il suo ruolo prediletto, questo lo sa anche il mister, chiaro che poi lo sa anche l'allenatore, però non dobbiamo trovare, se giochiamo con quel modo dobbiamo trovare alternative, perché se non ci sono alternative Di Paolo Antonio può fare anche il terzo, l'ha fatto bene in casa qui contro... Anche Ilari può fare l'esterno alto. Ilari? No, Ilari no, Francesco, Ilari, ce lo vedi? Ilari lo tengo dentro al campo, io, però poi io i terzi... Io ce lo vedo perché so che ci ha giocato tante volte nel passato, solo per... Sì, sì, ma però sai, dopo ci sono tante, comunque sia, situazioni che uno deve valutare, sia in positivo che in negativo. Io mi piace di due farne una, insomma, non vorrei muovere troppe pedine per creare confusione, ma insomma... No, ma ce l'ho, è chiaro, ma l'allenatore... Io da giovedì già la formazione l'ho fatta, cioè quando l'allenatore dice che la formazione la deve ancora fare, che dice una bugia, io le bugie me le dico, la formazione l'ho fatta, quindi ho l'alternativa e ho l'alternativa, poi speriamo di azzeccarla, ma insomma. Ecco, abbiamo sentito alcune condizioni di singoli, dottore, ha detto Nofri, Croce non è al 100%, ma d'altronde ce l'aveva detto anche dopo la gara di Coppa Italia, in cui aveva realizzato una doppietta contro il Siena, lasciandoci anche un po' sorpresi, perché dopo una doppietta in sala stampa viene Croce e dice: ma è un mese che non sto bene. È vero, è vero. Croce ha tuttora un problema al tallone dovuto da una botta in cui il tacchetto ha proprio premuto sotto il tallone, creandogli una sorta di contusione edematosa, e ovviamente rispetto all'inizio il dolore è andato pian piano scemando, però continuando sempre giustamente, non risparmiandosi, cercando comunque di lavorare, perché lui ce la mette tutta, anche sul dolore prova a giocare, ovviamente questo non gli fa bene al suo tallone. Anche lì abbiamo fatto una serie di accertamenti, una risonanza che non mostra nulla di che, ma solo questo fatto contusivo, stiamo facendo terapie e tutto quanto, però il dolore, visto che comunque lui ci continua giustamente a giocare perché ha proprio voglia di giocare, e ovviamente non va completamente via e ha questo fastidio che un po' l'attanaglia. E torno a ripetere, giustamente come dice il mister, deve giocare chi veramente sta bene, però l'ha convocato e è con loro, quindi vuol dire che tutto sommato il problema secondo me è in fase di risoluzione. Per quanto riguarda Forte, che non è poi arriviamo a Petrella, sì. Che non è tra i convocati, cosa ha Forte? Una sciatalgia, cioè Forte più che un risentimento muscolare ha una vera e propria sciatalgia, molto probabilmente da affaticamento, quindi ha questo problema, e anche in questo caso, come linea che stiamo seguendo, lo teniamo in maniera cautelativa a riposo, di modo che rientra quando è in piena forma, ma effettivamente un affaticamento da una vera e propria sciatalgia. Abbiamo sentito Nofri su Petrella, ha detto: sì, non farò come contro il Mantova, non lo farò giocare se non è al 100%, cioè non è al 100%. Come sta Petrella? Mirko ha fatto un'ecografia che non mostra nulla di importante, ha avuto un risentimento sul flessore e, torno a ripetere, anche lui è in trattamento, però le sue condizioni tutto sommato ci fanno sperare molto bene, perché l'ecografia è negativa, il dolore anche in questo caso sta migliorando, e ribadisco ancora per l'ennesima volta, la scelta è che chi sta bene gioca, chi non sta bene giustamente fa passo, però... Ribadisco, ce la mettiamo tutta, sia noi che l'allenatore, visto tutta questa serie di infortuni, a cercare di mettere in campo quelli che veramente stanno bene senza andare a rischiare, insomma, gli atleti. Ultimissima, poi faccio rispondere Umberto su quella domanda sul rivalutare il lavoro di Fabio Lupo, magari ad aprile. Carraro, che adesso è disponibile, ma che per un periodo non lo è stato, e diciamo che insomma, qualche giorno fa aveva anche fatto intuire, settimana scorsa, che forse, ma non so se si riferiva allo staff medico o a qualche, che intorno al suo infortunio si erano dette tante cose, molte non vere. Che cosa aveva Federico Carraro? Carraro ha avuto, io sono arrivato che lui era già fuori, quindi l'ho seguito in corsa, Carraro aveva anche lui un risentimento muscolare che l'ha portato
ad avere veramente tanta pazienza, si sono impegnati veramente tutti tanto per arrivare finalmente a questa situazione di guarigione, solo che non è facile perché dopo uno stop, dopo una serie insomma di lunga attesa prima di rientrare in campo, recuperare un atleta come Carraro e con soprattutto le sue caratteristiche fisiche e tattiche, diciamo che ci vuole un bel po', e oggi però ce l'abbiamo che sta bene, in gran forma, l'abbiamo visto tutti quanti. Però sul suo infortunio, torno a ripetere, va detto che ha avuto un problema, un risentimento muscolare. Questo problema muscolare a oggi è risolto, lui sta bene e siamo contenti di averlo insomma a pieno ritmo. Tra un po' sentiremo le prossime formazioni e ci collegheremo telefonicamente con la nostra Ania Cantagalli che ci darà le ultimissime. Ma Umberto, ci scrivevano, ma non è che ad aprile saremo qua a dire, ma lo sai che alla fine Fabio Lupo una squadra così scarsa non l'aveva proprio fatta? Secondo te, tu che ne pensi? È il pensiero di... No, io penso che la gestione di una squadra da parte di uno staff tecnico non si risolva solamente nel formare una squadra, ma anche nello gestire la squadra. Cioè tu prendi determinati giocatori perché li conosci oppure perché li hai visti giocare, hai delle referenze o l'allenatore, poi li devi gestire, perché non è detto che quel giocatore ti rende come ha reso magari l'anno prima in un'altra squadra. Quindi questo, secondo me, a parere mio personale, è un paragone che non si può fare, cioè perché il direttore sportivo è l'allenatore che c'era, perché non dimentichiamo che anche l'allenatore non è quello che era stato scelto quest'estate e insieme al quale aveva lavorato, presumo, Lupo insieme alla società, perché la squadra la fanno il direttore sportivo, l'allenatore e la società, sì, giusto? Sì, sì. E dovrebbero essere delle scelte condivise o quantomeno quasi condivise, ecco. Quindi tutta la questione si risolve per uno staff tecnico: formazione della squadra, gestione della squadra, che significa gestione anche degli uomini, perché un giocatore può essere fortissimo, andare forte, però può avere dei problemi personali, che ne so, familiari, di poca tranquillità, eccetera, che ne possono minare il rendimento, perché il calcio si gioca con i piedi, ma come tutte le attività professionali o artigianali, non è che si lavora solo con le mani. Se non c'è prima la testa che è libera, non puoi fare nessun tipo di... Oggi il dottore ha operato, presumo, con le mani, ma il cervello, anche se fai il muratore, sì, usi le mani, ma se non sai quello che stai facendo, le mani non vanno. Quindi, secondo me, è una domanda un pochettino che non ha risposta. A cui si corre il rischio di rispondere, ma solo per una parte. No, corri il rischio di rispondere solo, come ti posso dire, appunto, a giugno. Puoi dire sì o no, ma col senno di poi. Certo. Però secondo me se il Teramo poi dovesse andare bene, non è merito di Lupo perché non l'ha gestito, ma se non dovesse andare bene adesso non è demerito di Lupo perché non la gestisce più. Sì, okay, chiarissimo. Allora andiamo al telefono con, a questo punto, la nostra Benedetta Parodi. Ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Allora, ti farei anche rispondere sulla questione stadio, perché tu ne sai molto più di me. Io la passerei volentieri. La a passeresti? Chi di dovere? Ma mi confermi che sono 10 anni per rifare il Monte Erboso? Sì. Sono sì. 10 anni. Da come mi risulta, sì. Ok. Dovrebbe essere tutto rifatto tra 2 anni. Ok. Quindi quell'intervista sì. Che evidentemente qualcuno aveva detto una... cosa non esatta. Ci dai, visto che il dottor Palmieri ci ha detto che insomma tutto sommato Pedrella, l'ecografia ha escluso qualsiasi tipo di problema e noi l'abbiamo inserita in formazione, ci dai le ultime informazioni del Teramo? Anche io l'ho inserita in formazione. Ah, ecco, perfetto. anche perché vista la carenza di attaccanti, penso che Nofri tutto si augura tranne che non avere Pedrella domani. Le ultime sono quelle ormai note: Jefferson e Forte non ci saranno, non sono stati convocati, Ilari è, come ben sapete, è squalificato, quindi al suo posto ci sarà Stefè. Per il resto si va verso la conferma della formazione che ha vinto a Forlì, ovvero con Rossi tra i pali, Sales, Caidi, Speranza e Dorazio, Stefè appunto che farà l'Ilari della situazione, con Carraro ovviamente confermato al posto di Peterman, anche visto quello che ha fatto vedere domenica a Forlì, Boulevardi che chiude
la linea di centrocampo, che a questo punto va a caccia anche del quinto gol stagionale, visto che è un centrocampista che sta dimostrando di avere ben volentieri il vizio del gol. E poi il trio d'attacco appunto con Petrella, Sansovini e Di Polantonio. Di Polantonio, su cui c'è questa questione del volerlo indietreggiare a centrocampo, perché molto probabilmente il ragazzo rende meglio sulla fascia mediana. Però al momento il fatto di non avere cambi abili e arruolabili, Fratangelo è l'unico di sana e robusta costituzione alla fine che Nofri ha come cambio per l'avanti in panchina, non consente appunto al tecnico di fare altre scelte per l'attacco e quindi di indietreggiare Di Polantonio e mettere qualcuno al suo posto nel tridente. Vuoi sapere qualcosa della Maceratese? Direi proprio di sì, perché ci sono Quadri e Petrilli squalificati, e lo sapevamo. E vediamo un po' questo 3-5-2 che dovrebbe essere il modulo di Federico Giunti, che tra le altre cose rischia anche la panchina, anche perché a Macerata c'è stato il cambio di proprietà. Di fatto Giunti è espressione della vecchia proprietà con la ex presidente Tardella, e i risultati sono un po' scarsini e l'allenatore di solito è quello che paga per primo. Eccolo qua, più o meno un 3-5-2. Sì, una gara molto particolare per lui e anche comunque per la Maceratese in generale, che però dal cammino finora rende sempre qualcosina in più rispetto al cammino casalingo. Hai detto bene tu, non ci sono Petrilli e Quadri, il capitano, squalificati. Dovrebbero giocare al loro posto Franchini e Mestre. Ha scontato invece una giornata di squalifica Gattari. Filippo Gattari è il difensore ex Teramo che appunto i tifosi biancorossi conoscono bene e che quindi dovrebbe tornare titolare nel trio difensivo. E poi alla fine si va anche in questo caso verso la conferma della formazione, che però in questo caso ha perso contro il Sudtirol, non viene da una vittoria la Maceratese. E torna a Teramo un Francesco Forte, che però non è quel Francesco Forte dello scorso anno. No, questo è molti metri indietro, gioca in porta. Sì, esatto. E per il resto tutto qui, 3-5-2 dovrebbe essere confermato da Federico Giunti, che sarebbe il modulo anche in questo caso anti-Teramo. Maceratese che si gioca tanto, ma il Teramo che si gioca probabilmente altrettanto. Federico Giunti, dicevamo che rischia la panchina, non me ne vorrà l'amico Umberto, ma visto che è uno dei marcatori di un 6-0 di qualche anno fa, non posso che augurargli, tanto a Macerata non ci sentono, non posso che augurargli... Pensi tu? No, mi farebbe piacere che non vincesse, ecco, domani. A me farebbe molto piacere se perdesse, ma in verità... Ok, allora ci hai dato le ultime di formazione e adesso voglio che rispondi. State tutti clamorosamente ignorando Cericola, che è esterno alto di ruolo. Perché è stato preso? Beh, è stato preso per fare l'esterno alto di ruolo, ma questo non vuol dire che giochi. E infatti non gioca. La domanda d'obbligo sarebbe: come ti vedi con una foto a fianco a Benedetta Parodi? Ma forse voleva fare il parallelo perché... Ah, forse voleva fare il parallelo. Ah, ok. Però, vabbè, però tu parallelo ci stai con la professione, ma la Benedetta era una giornalista non sportiva che però adesso si occupa di altro. Sei brava in cucina? Si occupa di qualcosa di cui io non mi posso occupare al momento. Ok, ecco, sei brava in cucina anche lei, allora perfetto. I compiti vabbè, con vabbè, la testeremo, intanto abbiamo la foto di Benedetta, ma eccola qua. Va bene, grazie Ania per il tuo intervento. Insomma, abbiamo visto quelle che potrebbero essere le formazioni, le rivediamo rapidissimamente. Ovviamente quella del Teramo e quella della Maceratese. Eccolo qua, il Teramo 4-3-3. Tu pensi che questo sia più un 4-3-3 o piuttosto più un 4-4-2 con Di Polantonio, che come dicevamo prima non è... Forse effettivamente gioca più arretrato. No, è un 4-3. Vedremo domani. È un 4-3. Domani sarei in tribuna, domani ti vengo a trovare fino al primo tempo. Allora, Corriere Adriatico con la città di oggi scrivono Colombo infortunato. Sì, è vero. Perché? Vediamo la formazione. Intanto questa è quella del Teramo. Vediamo quella della Maceratese. C'erano in dubbio non solo Colombi, ma anche Malaccari.
Abbiamo fatto anche delle, sondaggi, delle verifiche con colleghi di Macerata. La sensazione però è una sensazione, ed ecco perché noi comunque li inseriamo in formazione, la sensazione è che comunque siano recuperati e disponibili. Ed è altrettanto vero però che quello che oggi è uscito sui giornali è sacrosanto, cioè che Malaccari e Colombi sono usciti malconci dalla gara contro il Sud Tirol. Però è notizia di ieri, pubblicata oggi, voi l'avete più nuova perché l'avete fatto magari. Da quello che ci risulta oggi, diciamo che Malaccari e Colombi dovrebbero giocare. Poi, dico la verità, noi non abbiamo adesso parlato proprio con Giunti, però per le informazioni che ci arrivano da Macerata, questo è. Sentiamo che cosa ha detto Nofri sulla maceratese, sull'impegno di domani. Io domani vorrei una vittoria, questo è indubbio, vorrei una vittoria, vorrei... Sono veramente molto carico perché la squadra la vedo bene in funzione di quello che è il nostro obiettivo, però lo dobbiamo dimostrare. E ho grande energia dentro anche per quello che mi è successo 2 giorni fa, e quindi cerco di trasmetterla nel modo minore, ma è sempre una partita che porta 3 punti e quindi dobbiamo... interpretarla molto bene perché veniamo da un'altra gara difficile dove abbiamo fatto il risultato positivo, ci deve dare la spinta per poter avere grandi energie e che in poco tempo dobbiamo comunque sia ritrovare e dobbiamo dare, ripeto, sempre grande sostegno alla classifica che necessita di tutto ciò e allo stesso tempo incontriamo una squadra alla nostra portata e giochiamo in casa, quindi dobbiamo far valere quelle che sono le nostre qualità e dobbiamo andare forte. Io e i giocatori insieme abbiamo parlato molto di questa partita e la dobbiamo, ripeto, giocare al massimo, dobbiamo vincerla o male che vada dobbiamo comunque sia uscire dal campo con una prestazione forte che dia sostanza al contesto che stiamo vivendo, altrimenti siamo sempre a metà del guado, a metà del guado non ci si può stare troppo. Eh no, a metà del guado non vuole stare, giustamente. Federico Nofri, fatemi rispondere a un messaggio arrivato parecchi minuti fa che avevo segnato, ma il mio foglio è alla fine di ogni puntata una specie di raccolta di geroglifici. Sull'orario parlava il nostro amico di Teramo Lumezzane, che poi sarà la prima del girone di ritorno, che si giocherà il 23, venerdì 23 alle 14:30, lo spostamento alle 18:30, che oggettivamente sarebbe molto meglio, ma se ricordate settimana scorsa abbiamo avuto gli amici del club biancorosso che avevano proposto già per questa partita, cioè per quella di domani, lo spostamento alle 18:30, poi non se ne è fatto più nulla. È chiaro che adesso entriamo in una fase, ci avviciniamo anche alle festività, qualcuno dice, insomma, si diceva che il nostro amico Antonio Ciammaricone, che saluto, si poteva giocare, non dovevamo giocare di domenica. È chiaro che il turno del 23, giocarlo di domenica sarebbe stato un po' complicato, Antonio, ti rispondo così, però insomma è vero che... Però alle 14:30, insomma, io ad esempio domani se si fosse giocato alle 18:30 c'ero, alle 14:30 purtroppo non ci sono perché onestamente, beh, 14:30 è difficile andare allo stadio perché molta gente lavora. Allora un conto è staccare mezz'ora prima e uno va a vedere la partita, ma un conto è prendersi tutto il pomeriggio, non è che la gente... Sì, cioè la Lega deve capire anche questo, c'è lo spettacolo, cioè il calcio si fa per chi
ha il piacere di andare allo stadio e godere di una partita a tifare. Certo, non lo fai per le televisioni o per altro, eccetera, eccetera, perché il calcio, tu puoi, è vero che le televisioni pagano, però tu stasera hai, come sempre, una bellissima scenografia dietro con la gente. Cioè, se non c'è la gente, il calcio non è più niente, cioè non puoi pretendere. Già, ad esempio, il Teramo ha giocato sempre di sabato, già ci fai giocare sempre di sabato, mai di domenica. Lo so. È una volta alle due, è una volta alle quattro. Cioè, alle due significa che devi, io che non abito a Teramo, devo fare una corsa per arrivare allo stadio. Lo so. Cioè, sono pure la Lega dovrebbe darsi anche una regolata, insomma. Come? Come fa a dire Agnia Cantagalli che il campo si rifà dopo 10 anni? Guarda, è il nostro lavoro. Scusate, anni passati sia la società che il sindaco hanno ribadito che sul contratto c'è scritto dopo 8 anni deve essere cambiato. Ma fate come i politici, raccontate balle. No, noi non raccontiamo balle, caro amico mio. Forse per le balle dovresti bussare da qualche altra parte. E chiudo qua il discorso. Sinceramente, questa è una clausola, dico la verità, forse perché non interessava, non l'ho mai letta sulla convenzione. Cioè, sicuramente c'è. Però sulla convenzione che era bella voluminosa tra il comune e la società appaltatrice. Mi dicono di chiudere, ma Carcalis? Le chiedono, dottore. Carcalis sta bene. L'abbiamo rivisto con piacere tra i convocati. È rientrato, sta meglio. Brutto infortunio al ginocchio, ormai è passato un po' di tempo, sembra essere recuperato e a disposizione del mister, quindi Carcalis ok. Perfetto, Maurizio, stiamo per chiudere, ci vediamo i gol dell'ultimo turno di campionato in attesa dei gol di domani. Del turno di domani, vediamoceli. Allora, partiamo con Albino Leffe Lumezzane, 2-0. Mastroianni, tutto nella ripresa, i gol della formazione lombarda. Mastroianni e poi al 90esimo, di fatto, Agnello, l'ex aquilano, per il 2-0 con cui l'Albino Leffe batte il Lumezzane. Andiamo a Fano, al Mancini di Fano, dove al Venezia basta Marsura, ma guarda, Umberto, ti ricordi questa percussione centrale con quello con la maglia numero 18 che comincia l'azione? Stefano Moreo, alla fine la chiude Marsura. 1-0. Il quale io comunque anche un estimatore. Per la formazione di Pippo Inzaghi, fenomenale il portiere della Reggiana che fa una grandissima vaccata e permette a Candellone di realizzare l'1-0. Pareggia Guidone di testa su calcio d'angolo. Attenzione perché poi ne farà uno identico. Casiraghi per il nuovo vantaggio del Gubbio. E incredibilmente il Gubbio riesce a prendere lo stesso identico gol a distanza di qualche minuto. Calcio d'angolo, Guidone ancora. E alla fine, visto che tira, il Gubbio aveva dimostrato di volerla perdere a tutti i costi, questa partita la perde con il gol di Ghiringhelli. Beh, in casa il Gubbio. In casa il Gubbio va forte. Maceratese sul Tirol, gli avversari di domani. Il sul Tirol passa in vantaggio con Gliozzi all'Elvia Recina. Il pareggio di Petrilli, che non ci sarà domani perché è squalificato. Eccolo qua, il gol di Petrilli. Ma poi il sud Tirol di William Viali vince con un gol anche di bella fattura di Fink. Eccolo qua, il diagonale. Mantova Sant'Arcangelo 3-1. Marchi per il Mantova. Bel gol questo, ancora Marchi, anche qui una gran difesa, ma nulla a che vedere con il gol del 3-1. Ma prima ci vediamo il 2-1 del Sant'Arcangelo che riapre la gara con Sirignano. Il 3-1 di Zammarini, attenzione, assalto finale, 48esimo del secondo tempo. Il Sant'Arcangelo manda anche il portiere in avanti per cercare il 2-2 e prende un 4-1 da antologia. Anche se Zammarini tira, io mi sarei fermato sulla linea e l'avrei appoggiata di testa. Lui invece la mette più semplice, Zammarini. Forse 3-1. Se era Maradona avrebbe alzato di testa, sì, perché gli piaceva. 3-4 tra Padova e Pordenone, gol di Berrettoni per la formazione nero-verde. Il pareggio è di Ciccio Dettori, sotto misura sulla respinta corta del portiere del Pordenone. Poi si scatena Armà, prima questo gran gol di testa, questo attaccante davvero molto forte, e poi su calcio di rigore per un fallo di mano di Emerson sul tocco di Berrettoni, Armà dal dischetto fa 3-1. Prova a riaprirla ancora, anzi la chiude il Pordenone ancora con Berrettoni, 1-4. Sembra finita e invece no, per la disperazione di chi deve tagliarli tutti questi gol in fase di montaggio, Mandorlini 2-4 e poi il 3-4 di Altinier, anche dopo il tocco del palo. La giornata si era aperta,
sabato con l'anticipo tra Parma e Bassano, con il Bassano che va avanti con il calcio di rigore trasformato da Minesso e praticamente quasi a tempo scaduto all'87esimo, a pochi minuti dalla fine, Baraje per l'1-1 del Parma, infine un altro 1-1 che fa andare su tutte le furie il presidente della San Benedettese Fedeli, San Benedettese Modena 1-1, il gol di Mancuso dopo una super carambola, 1-0 per la Samb, ma Eziolino Capuano bagna il suo esordio a Modena con questo schema d'antologia che libera. Beh, è entrato. Eccoli qua. Tutti i gol della Lega Pro, vediamo il turno di domani prima di salutare gli ospiti, vediamolo, eccolo qua, Ancona Padova, Bassano Forlì, Lumezzane Mantova, Modena Fano, Pordenone Albino Leffere, Reggiana Feralpi, Sant'Arcangelo San Benedettese, Sud Tirol, Parma, Teramo Maceratese, Venezia Gubbio. Peraltro il Teramo dopo la partita con la Maceratese di domani, domenica sarà impegnato niente poco di meno che al Tardini di Parma con una squadra che è in grande difficoltà. Dove è successo di tutto a livello di societario. Tutto. Peraltro il nuovo direttore sportivo è Faggiano, insomma si sta ricostituendo piano piano la struttura tecnica. Allenatore, direttore sportivo e presidente. Sono andati via allenatore, sì, direttore sportivo e presidente. Si è anche Scala. Sono erati un po' tutti. Comunque il Tardini è sempre un gran campo. È stata una lunga serata, c'è qualche messaggio Maurizio, altrimenti no, secondo me dice no perché devo chiudere, va bene. Chiediamo scusa a chi ci ha mandato il messaggio, ma è colpa della regia, scherzo. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie al dottor Domenico Palmieri, grazie. Grazie a voi, grazie. Divertito? Mille. Sì, tanto. Meno male. Grazie ad Umberto Sorgentone, ciao Umberto, domani sarai allo stadio. No, domani purtroppo ho un impegno a Pescara e quindi devo accompagnare mia moglie, quindi prima vabbè, sarai prima la famiglia. Su Live Score diretta a sarò sul telefonino sul sito del Teramo. Ok, per sentire gli aggiornamenti di Marco. Grazie a voi e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, grazie mille, è tutto per questa sera, noi ci vediamo martedì prossimo e sarà dopo due partite, dopo Maceratese e Parma per la puntata di Pro Teramo sempre sul canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.